Buongiorno a tutti e grazie a Giulia Gatto Monticone per essere qui con noi oggi con Tennis Web Magazine. Ciao Giulia. Ciao Roberto, ciao a tutti. Allora Giulia, momento difficilissimo. Cosa stai facendo e dove sei in questo frangente, in questo passaggio epocale? Sono a casa, sono a Torino, un po' come tutti, faccio un po' di cose, un po' di allenamento, quel che si riesce a fare, un po' di preparazione atletica, aiutandomi con il TRX, quei pochi attrezzi che ho in casa, poi altri li cerchi di inventare tu facendo dei zaini o usando magari dei cestelli d'acqua per fare degli esercizi con un po' di peso in più. E faccio parte mentale e altre cose così, poi ogni tanto mi diletto in qualche ricetta, ma non mi sbilancio più di In tanto. particolare. Ma ho fatto un po' la pasta, oggi ho impastato la pasta per la pizza, non dolci, per adesso nessun dolce, vedremo più avanti. Ok, i dolci quindi più in là nel tempo. Ecco, Sì. quanto è difficile vivere, diciamo, una situazione di questo tipo per chi è abituato sempre a viaggiare, a essere in campo? Che cosa ti manca di più? Beh, sicuramente è difficile. Dico la verità, almeno per i primi giorni non mi è pesato più di tanto, perché comunque girando sempre tanto, un po' stare a casa non fa male, insomma. Poi per il resto, insomma, la mia vita mi piace, quindi mi manca il tour, fare i tornei, andare in giro. Mi manca, non pensavo, ma mi manca proprio il match, il confrontarsi con un'altra giocatrice, insomma, le emozioni che si provano in campo, quello mi manca sì, tanto. Certo, è fondamentale per un giocatore, per un agonista, avere questa adrenalina che Esatto. ovviamente in questo momento manca. Tu Esatto, sì. sei allenata dal tuo coach e compagno di vita, Tommaso Iozzo, dal tablet del quale ti stai collegando, perché lo vediamo nella sala Esatto. di impressione. Dicevi, mi sto allenando anche mentalmente. Che tipo di lavoro mentale stai facendo in questa fase? Beh, con Tommaso abbiamo iniziato dei lavori con il biofeedback, lui sta sviluppando un programma con la realtà virtuale, quindi ci stiamo allenando su quello e poi continuo con la mia mindfulness ed è questo. Quindi grazie a questo momento riesco a dedicarmi tanto a questa parte che normalmente non si ha tanto tempo a cui dedicare, quindi cerco di massimizzare al meglio questo tempo che abbiamo, che ho, cercare di utilizzarlo nel migliore dei modi. Quindi fare le cose che di solito appunto non si hanno le opportunità Sì, di fare. ma in qualsiasi attività, sia dalla parte mentale sia dalla parte atletica, perché comunque noi, pensando anche durante la preparazione invernale, che sarebbe il periodo dove si ha un po' più di tempo da dedicare a noi stessi per migliorare, insomma, non si hanno tantissime settimane e avendo questo obbligo, si cerca di migliorare qualsiasi aspetto, dato che veramente si ha tantissimo tempo. E quindi dalla parte mentale, dalla parte atletica, dalla prevenzione, anche agli hobby, qualsiasi cosa. Certo. Ecco, ritorniamo un attimo all'ultima fase agonistica di questa stagione. Tu e Tommaso eravate a Irapuato in Messico, il torneo è stato bloccato e siete dovuti rientrare in maniera abbastanza tortuosa. Esatto. Sì, dopo 3 settimane in Messico ho giocato questo ultimo torneo. In teoria doveva essere il penultimo perché avrei dovuto giocare Guadalajara, che erano 125.000, e poi forse alcuni tornei in America. Però quella settimana lì, ma già dalla prima, iniziavano ad arrivare le voci, le informazioni che comunque in Italia la situazione stava peggiorando. Lì in Messico era tranquilla, c'erano un paio di casi,
però si viveva la giornata, perché giorno dopo giorno aumentavano le informazioni, aumentavano i contagiati sia in Italia sia in Europa, iniziava a esserci proprio la paura, insomma, di poter girare, se si poteva girare, se si poteva, tutte queste cose qua. E quindi si viveva la giornata, fino a quando quel giovedì mattina ci alziamo e ci arriva proprio la mail che avevano cancellato India West. E quindi di conseguenza mi ha detto, figurati, dopo una notizia così importante ci saranno dei cambiamenti notevoli nel calendario. E da lì a un'ora hanno cancellato il torneo in cui eravamo, era quattro. E quindi da lì c'è stato proprio, diciamo, un fuggi-fuggi generale, perché la sera prima, il giorno prima, avevano chiuso Malpensa. E noi ovviamente normalmente torniamo su Malpensa. Dovevate volare, certo. Dovevamo tornare, e quindi abbiamo detto, cerchiamo di cambiare il volo e tornare a casa il prima possibile. E comunque i voli erano tutti abbastanza pieni, perché insomma tutti cercavano di tornare a casa. Alla fine siamo riusciti a partire il giovedì sera tardissimo, però anche solo al check-in, quando ho visto passaporto italiano, che volavamo su Parigi, e insomma hanno dovuto chiamare i responsabili e chiedere se gli italiani potevano volare sulla Francia. Fortunatamente si poteva, e quindi siamo arrivati su Parigi, e poi da lì c'era la scelta di cosa fare, perché potevamo avvicinarci a Torino volando su Nizza, ma poi abbiamo deciso di, e poi magari affittare una macchina, ma non era possibile perché in Italia avevamo già chiuso tutti gli autonoleggi, quindi abbiamo preso un treno il giorno dopo, perché erano pienissimi, e siamo riusciti ad andare su Torino col treno. Ecco, mi raccontavi che lo shock è stato forte, perché in Messico comunque la situazione era ancora semi-normale, invece Torino era deserta, una Torino a tutti noi, a te, è sconosciuta. Esatto, no, in Messico quando siamo partiti mi sembra che c'erano 18 casi sparsi in tutto il Messico, e quando siamo tornati a casa, insomma, abbiamo visto Torino deserta, tutta la gente con... comunque moltissima gente aveva già le mascherine, che non era obbligatoria, e quindi insomma è stato un bel effetto, dai, non uno shock, perché era giusto fosse così, ma ha fatto un grande effetto. Ecco, torniamo un attimo alla scorsa stagione, una stagione che per te ha rappresentato la svolta, hai fatto il best ranking più volte, hai vissuto due grandi tabelloni slam conquistati con il cuore e con i denti. Che cosa ti è rimasto di quella stagione? Quest'anno hai sfiorato il terzo ingresso in un tabellone, arrivando al turno decisivo agli Australian Open. Non ci sei riuscito, però penso che la consapevolezza che l'anno scorso ti sei costruita possa essere determinante anche per il tuo futuro. Sì, sì. L'anno scorso ho giocato tantissime partite importanti. È aumentata, come hai detto tu, la mia consapevolezza, la fiducia che viene solo in campo, giocando partite, giocando punti, confrontandosi. Insomma, penso che da quello, già prima di Parigi, il livello del mio gioco fosse aumentato. Il livello sicuramente era più alto, e da lì, poi da Parigi, sulla terra, già dalla prima partita ho giocato un bel tennis, e da lì, insomma, è aumentata la mia fiducia, e da lì ho giocato molte partite, insomma mi sono tolte molte soddisfazioni, sono felice per come si è andata. Ecco, a Wimbledon, un altro step fondamentale, tabellone conquistato, e primo turno contro una certa Serena Williams. Nel set iniziale hai giocato alla pari, nel secondo set hai giocato alla pari, nel primo set hai cercato di entrare nel match, alla fine i complimenti di Serena, è forse la più forte giocatrice di tutti i tempi. Sì, sì, quella è stata un'emozione grandissima, continuo a ripeterlo, perché ormai questa partita rimarrà nella mia carriera, nella mia storia, insomma. Sì, le emozioni sono tantissime, impossibile da dimenticare tutto. È stata una partita intensa, molto intensa, sia dal primo set, sia fino all'ultimo punto, sia dal momento in cui sono uscita dal campo. Sicuramente ricevere, scambiare delle parole o ricevere comunque i complimenti per essere una lottatrice, comunque non aver mai
ceduto, essere stata sempre lì durante il match, mi fa davvero piacere, soprattutto da una grandissima giocatrice come Serena Williams. Complimenti di Serena, dai complimenti dell'americana. Passiamo ad una ipotesi olimpica. Tu quest'anno saresti potuta essere tra le papabili per partecipare a Tokyo 2020. L'appuntamento è rinviato, come tutti sappiamo, al prossimo anno e tu ci proverai. Sì, sì, sicuramente ci proverò. Insomma, no, sicuramente non me l'aspettavo in questa possibilità. Avendo giocato la Fed Cup, avrei la possibilità di essere convocata, però dipende dalla stagione, perché in teoria la classifica si sarebbe dovuta prendere dopo Roland Garros. E quindi il prossimo anno vedremo. Io cerco di giocare il meglio che posso. Mi piace godermela tutta, insomma. Dall'anno scorso sono riuscita a trovare una stabilità mia e una fiducia mia, quindi entrando in campo sono molto più serena, quindi quello mi sta aiutando tanto per godermi al massimo e dare al massimo quando sono in campo. Ecco, il meglio che posso, che cosa vuol dire in prospettiva? Dopo aver tagliato appunto il traguardo della top 150, adesso ce n'è un altro all'orizzonte. Sì, io con Tommaso abbiamo sempre lavorato su avere degli obiettivi a medio e lungo termine. Tempo fa era entrare nei 150, ci sono entrate di pochissimo, però è giusto cambiare gli obiettivi. Adesso stiamo lavorando per entrare nelle prime 100, sarebbe un altro sogno. Io cercherò di arrivarci e cercherò soprattutto di sfruttare questo periodo di grande, insomma, dove si ha tantissimo tempo per migliorare il più possibile e sfruttare questo momento il più possibile. Quindi sì, l'obiettivo è entrare nei primi 100. Hai parlato di Fed Cup, l'esperienza di Tallinn è stata un'altra esperienza importante proprio in fase di nell'ottica della costruzione ulteriore delle consapevolezze. Sì. E soprattutto la magia del poter difendere il tricolore. Com'è stata quell'esperienza? No, l'esperienza è stata fantastica, è stata davvero, non me l'aspettavo, no, non ho neanche, a dire la verità, non ho neanche cercato di immaginarmela. Però quando siamo arrivati a Tallinn c'era proprio il sentore che potesse essere una settimana molto positiva, perché comunque le ragazze. Noi ragazze eravamo tutte concentrate sull'obiettivo e quindi da lì abbiamo cercato di allenarci e lavorare insieme. E si è formato veramente un bellissimo gruppo con tutte le ragazze. Mi sono trovata benissimo con tutte, sia con Jasmine, sia con Martina, sia con Camila e sia con Cocchi. E quindi sembra veramente le solite parole, però. Essendo un gruppo veramente forte, non consolidato, ma forte, con quegli stessi obiettivi, siamo riusciti a lavorare insieme e anche con la capitana, con Tatiana Garbin, è riuscita a creare questo gruppo, anche se non omogeneo di età, ma omogeneo di obiettivi e forze e voglia di vincere, anche con tutto lo staff medico. Che avevamo la fortuna di avere a disposizione, è stata veramente una settimana fantastica. Anche il format è stato veramente piacevole, sia come giocatrice, sia penso come spettatore, perché comunque poter vedere giocare le stesse giocatrici, diciamo, contro le quattro squadre, noi eravamo quattro squadre in quel girone, è stato veramente piacevole, anche perché poi metti a confronto quella che ha giocato il giorno prima, quindi con quell'altra, e quindi secondo me è stato veramente piacevole e emozionante. Hai scoperto una Camila Giorgi per molti inedita, cioè alcuni dall'esterno la considerano un personaggio particolare, invece mi raccontavi che è un soggetto molto
disposto al dialogo, simpatico, quindi sfatiamo questa figura, a volte non così. Sì, sì, assolutamente, proprio quando si dice finché non conosci una persona non puoi giudicarla, è proprio la verità, io non la conoscevo, sono riuscita a conoscerla quella settimana e un pochino le settimane prima. No, no, è una ragazza fantastica, semplicissima e simpaticissima, che sta allo scherzo fuori dal campo, dentro il campo è molto concentrata, molto decisa, quindi non è stato veramente piacevole conoscerla. Difficile fare previsioni ora sulla riapertura del circuito internazionale, è saltato Wimbledon, che idea ti sei e che idea vi siete fatti in merito? Pensate che in questo 2020 si possa in qualche modo tornare a giocare oppure se ne riparlerà nel 2021? Allora, guarda, io non penso si giocherà tutto 2020, penso proprio di no, perché comunque la situazione è molto complicata e ci sono tante, bisogna vedere la situazione in tutto il mondo, perché comunque per noi e per tutti gli altri che hanno un lavoro di spostamenti sia con gli aerei sia con i treni, quindi secondo me diventerà veramente complicato finché non si arriverà a trovare un vaccino per poter avere la sicurezza, la certezza di non aver più contagiati, non venire contagiati, secondo me sarà veramente difficile. All'inizio io pensavo si potesse tornare magari a settembre, così, però secondo me è veramente difficile, veramente difficile. Però speriamo, insomma, come giocatrice spero proprio di sbagliarmi e poter ritornare più presto a giocare ai tornei. Quindi si potrebbe ripartire, per quanto ti concerne, da dove in un certo senso hai lasciato, cioè proprio dagli Australian Open 2020, Australian Open 2021. Secondo me sarà molto probabile, è una possibilità, sì. Giulia, a questo punto ti chiedo di lanciare un messaggio di speranza agli sportivi italiani, ai tennisti, e una speranza ovviamente anche tua e di Tommaso. No, vabbè, io l'unica speranza che posso dare è cercare di utilizzare questo periodo che ci viene concesso, anche perché comunque girando tutto l'anno la parte fisica sia la parte mentale viene utilizzata veramente tanto, quindi un po' di riposo sicuramente non dispiace. I tempi si allungheranno sicuramente, ma bisogna dedicarsi a noi sia come atleti sia come persone, poi cercare di abbiamo la fortuna di poter passare il più tempo possibile con i nostri cari, i nostri fidanzati, le nostre mogli, i nostri mariti, quindi tutte queste cose qua, cercare di utilizzare questo tempo anche per trascorrere in famiglia al meglio. Rivalutare i rapporti che a volte per motivi diversificati, non dico si perdano, però sicuramente si diradano. Esatto. Grazie Giulia, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo, buon lavoro fisico e mentale in questo periodo e speriamo di rivederti e rivederci presto sui campi italiani e mondiali. Grazie Giulia. Certo, grazie mille, viva il lupo, state bene, mi raccomando, state a casa, l'importante è stare a casa, un bacione, speriamo di vederci presto. Ok, grazie Giulia. Ciao, grazie a voi.